L'enfisema polmonare è un problema di salute pubblica. Di fatto l'enfisema polmonare fa parte della broncopneumopatia cronico-ostruttiva che rappresenta una delle più importanti cause di morbidità e di mortalità, collocandosi al quarto posto nell'ambito di tutte le cause per malattie. Si arriva da forme molto leggere, che sono le forme più comuni, alle forme invece piuttosto severe, in cui la malattia arriva a determinare un'invalidità quasi completa dei nostri pazienti. Mancavo il respiro, mi stancavo facilmente, quindi non potevo intraprendere nessuna attività che mi piacesse. Ed ero quindi limitato, ecco, molto limitato. Svegliava durante la notte e si alzava dicendo sto soffocando, sto soffocando. Negli ultimissimi anni si è visto sviluppare alcune tecniche, principalmente, almeno la prima tecnica a essere sviluppata è stata questa del posizionamento di valvole endobronchiali unidirezionali, che con un meccanismo di facilitare lo sgonfiamento di queste parti di polmone così gonfie, riescono ad ottenere sostanzialmente lo stesso beneficio che si ottiene attraverso la chirurgia, però con una tecnica molto più semplice, una tecnica quasi ambulatoriale, non solo, ma con una potenziale reversibilità del trattamento perché viene ripristinato lo stato, che si aveva in precedenza. Ero limitato un po' in tutto. Se, quando fai uno sforzo, va via il respiro, non c'è più, quindi poi fai fatica a respirare, devi recuperare, è difficile. La selezione del paziente, perché non è per tutti i pazienti, queste sono terapie riservate al paziente con un grado di enfisema definito grave, e principalmente pazienti che hanno un quadro di enfisema di tipo eterogeneo, che significa in poche parole che non tutte le porzioni di polmone sono interessate in ugual maniera dal danno enfisematoso. Quindi la selezione veniva effettuata in base allo studio spirometrico, al test del cammino e all'esame TAC del torace. Questo prima che fosse disponibile il dispositivo CHARTIS, che permette di studiare la ventilazione collaterale, perché nel polmone enfisematoso c'è un grave danno di tutto il polmone e anche delle scissure che dividono le varie parti del polmone che sono i lobi. Per cui occludere una parte di polmone, quindi un lobo, se c'è una ventilazione collaterale che permette il rifornimento da un altro lobo sarebbe un insuccesso. Col sistema CHARTIS questo si può valutare preventivamente e può garantire quindi un maggior tasso di successi in quei casi selezionati che ne hanno l'indicazione. Sicuramente il dato fondamentale è la possibilità di ritornare ad adempiere alle funzioni basilari della vita quotidiana, perché la maggior parte dei pazienti con enfisema grave si lamenta di non poter attendere, che so, a lavarsi o a vestirsi o avere anche la dispnea mangiando o facendo solo 2 o 3 gradini. E già recuperare questo significa aumentare la qualità della vita in maniera importante. Se si potesse diffondere maggiormente e con linguaggi comprensibili e raggiungere direttamente l'utenza, sicuramente aumenterebbe in maniera esponenziale il numero di persone candidabili a questo tipo di terapia. E oggi riesco anche a fare delle camminate di diverse ore, certo con un ritmo diverso da quando avevo 18 anni, ma non è un problema di respirazione più. È un problema di età.